Cookie, le catene. Cookie, ehi, cattivo. Cattivo. Guarda Molly com'è bravo. Sono bravo, non cattivo. Tarararan. 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 Ya vai. Tarara. Eccoci qua, yeah. Nuovo video sul nostro secondo canale. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Escono nuovi video ogni settimana, mercoledì e giovedì. E stavolta siamo qua Halloween, speciale Halloween. Halloween. Happy Halloween. Siamo qua in compagnia di Mortizia Adams. Mortizia Adams. E mercoledì Adams. Ci teniamo tantissimo a mandare un bacio grande a Paola Ferraro, che è una bambina che non è potuta venire al nostro incontro che abbiamo fatto a Caserta. E ti mandiamo un bacio grandissimo, Paola, veramente. Ciao. Forte forte forte, un abbraccio. Un abbraccio, ti abbraccio virtualmente. Ciao Paola. Ciao. Mua, 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 ciao. Ci siamo vestite così per Halloween e vogliamo preparare assieme a voi dei dolcetti di Halloween che ci avete tanto tanto richiesto. E dopo il video horror, ora che abbiamo fatto lo scherzetto, ora vi facciamo il dolcetto. Sul primo canale abbiamo fatto il video horror, quindi dopo lo scherzetto adesso un magnifico dolcetto. Abbiamo pensato di fare dei muffin alla zucca. Siamo credibili? Io dovrei essere Mortizia nel mercoledì. Sì, tu sì, perché io ci somigli tanto con questo trucco che ti sei fatto. Ma non mi fai paura. Non mi fai paura, amore, ma ancora le scene del film horror, ancora non mi sono ripresa. E la notte dormo ancora con il pupazzo abbracciato, perché ho ancora paura, ragazze. Grazie per tutti i complimenti che avete fatto, vabbè, io un po' ho improvvisato, insomma. No, non è vero, invece sei stata brava. Però comunque anche adesso è stata la sua idea di vestirci così per Halloween. Abbiamo deciso di fare quindi in stile mercoledì Adams questi muffin, sempre ovviamente una versione molto sana. Light, ovviamente sana. L'ingrediente principale è la zucca. La zucca nostra amata, che noi amiamo tantissimo. La zucca la mangiamo proprio in quantità industriale. Comunque iniziamo subito. Guardate, la ricetta è molto molto semplice, perché praticamente bisogna buttare tutto qua dentro e mescolare, ed è fatto. Ne abbiamo però già preparato la zucca. Ecco qua la nostra bella zucca che cuoce qua sul fuoco a bagnomaria, a bagnomaria, a vapore, veramente si dice. Se no, altrimenti si può fare nel forno. Nancy, mentre io peso adesso tutti gli ingredienti, tu schiaccia la zucca, eccola qua, che è pronta, tipo un quarto d'ora deve stare a bagnomaria oppure nel forno, e già si è fatta. Tu la schiacci con la forchetta e io vado a pesare le cose. Hai visto? No, fai qualcosa pure tu, eh? Che di solito è molto meglio. Difficile schiacciare la zucca. È morbidissima poi la zucca cotta, sì, quindi ci vuole niente a schiacciarla. Allora, io vado a pesare qua dentro. Ho preso questa qua, che praticamente questa è farina integrale di grano kamut Khorasan, praticamente, non so come si dica, comunque è bio. Voi potete utilizzare qualsiasi farina. Vabbè, poi come al solito tutte le sostituzioni della ricetta le trovate sul blog www.caritadolce.com. Yeah! Brava! Okay. Guarda, sei bravissima, mi stupisci sempre di più. No, io non devo fare la brava, sono questa seta sfuma in estrema posseduta. Pure sono calma e sono così. Figuriamoci. Voi come vi vestirete ad Halloween? Fateci sapere nei commenti come, qual è il vostro vestito di Halloween, ci fa molto molto piacere. Si vede la zucca? Sì. Sì, si vede la zucca. Io, ragazze, vado semplicemente a buttare qua dentro, proprio letteralmente buttare qua dentro. La zucca no, questa, la zucca bruta no. Poi ci metto un uovo e ovviamente se siete vegani potete anche non metterlo, aumentate un po' la quantità di olio e tranquillamente non succede nulla se non lo mettete. Guardate come sono belli anche i tovaglioli a tema arancioni di Halloween. Poi ci metto appunto olio extravergine d'oliva bio.
2 cucchiai di olio d'oliva mentre Nancy rompe tutto di là. Nancy, che stai a fare? Sto accendendo il forno. Brava, iniziate a preriscaldare il forno, eh. Poi metto qua, praticamente questo è lo sciroppo di mela bio, che noi utilizziamo tantissimo per dolcificare, ha un basso contenuto calorico e indice glicemico, quindi è molto sano e dietetico. In alternativa potete utilizzare o lo sciroppo d'agave oppure il miele. Io intanto schiaccio, come schiaccio bene, ma wow, però come sei brava, l'hai schiacciata alla perfezione. Fatti pure di zucca. Brava. Poi dopo dobbiamo andare a fare una seduta spiritica. Brava, infatti. No, ma quale seduta spiritica? Stai fuori. Scusa, noi siamo una famiglia, no, 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 si fanno tutte sedute spiritiche. Zucca, zucca, com'è bellina questa zucchetta. A questo punto quindi ragazzi aggiungo anche la zucca. Guardate, io proprio faccio così, non mi spiacchisco proprio, mescolo tutto assieme. Sono troppo buoni questi muffin, noi li facciamo molto molto spesso. Ottimi sia a colazione che a merenda, sono leggeri, sani e buoni. Wow, sembri proprio mercoledì Adams. Poi ci metto un pezzichino di noce moscata, che è bello. Pizzico! Basta, dà un bel aroma. E poi questo qua di cannella, tipo un cucchiaino, quindi questo ce ne vuole un po' in più, ok, così. Dà un po' di dolcezza. Sì, sì. Ci azzecca molto la cannella. Sì. E poi alla fine metto il lievito. Io uso lievito bio ovviamente per dolci e questo è molto molto buono perché è completamente naturale, a base di crema tartaro, si dice così, non lo so. Comunque qualsiasi lievito per dolci, mi raccomando, per dolci va bene. Esatto. Adesso andiamo a frullare. Mercoledì Adams. Muffin al cioccolato. Ma non so cioccolato. Ah sì sì. Sì, ci sono, wow, le gocce. La zucca di cioccolato. Metto poi infine un mezzo bicchiere, insomma così, abbondante. Poi vi accorgete voi se è troppo morbido, se è troppo denso, di latte vegetale a vostro piacere. Il nostro impasto è pronto, manca solo l'ultimo ingrediente segreto. Comunque vi voglio far vedere, cioè io sto qua, guardate qua, cioè c'ho lui che mi fissa, questo nanerottolo. Ma cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu? I dolcetti vuoi? E lei qua, cioè noi stiamo così qua con gli spettatori. Ultimo ingrediente è il più buono di tutti, ovvero gocce di cioccolato fondente nostre amate. E comunque se non avete le gocce, anche pezzettini di cioccolato, oppure se le volete fare senza cioccolato, così vengono buonissimi. Però con le gocce di cioccolato, madonna, sono troppo buoni. Non ne mettiamo tantissime, semplicemente per il fatto che sono finite, perché se no ne mettevamo di più. No vabbè, comunque, anche perché deve essere una cosa delicata il, sì, cioccolato. Un aroma, dai. Quindi adesso le versiamo qua dentro. Verso un po' alla volta, no, tutto insieme, così vanno le gocce di cioccolato, vanno un po' dappertutto. Sono comodi perché non bisogna ungerli questi qua di silicone. Andiamo a infornare, massimo una mezz'oretta, andiamo. Noi aspettiamo i dolcetti, quando arrivano? Intanto dormiamo. Nancy, lo vuoi il dolcetto? Muffin di zucca con cioccolato. Happy Halloween! Yeah. Si mangia! Mangiamo! Dolcetto! Dolcetto perfetto! Dolcetto! Come me lo soffio! Buono! Dolce dolce! Morbido! Sembra un panettoncino! È vero! Buono! Buono, eh! Buono! Troppo buono! Buonissimo! Yummy! Sono venuti più buoni di quando li facciamo di solito. Mamma mia, ma è buonissimo. A me mi è capitato anche un po' di cioccolato. Niente cioccolato a me. Ma no, ci sta. Ho aperto un altro per vedere se c'era cioccolato. Se no ne prendo un altro. Questi sono dolcetti buoni, però comunque sono particolari. Non è il solito muffin che non sa di niente, anonimo. Questo ha un gusto particolare, quindi lo dovete provare.
però a me piace, è molto molto buono. Dolcettino strafocato, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel pollice in su, yeah, mi raccomando, vi mandiamo tanti baci. Happy Halloween! Yeah. Ciao! Ciao. Guardiamo là, poi ci giriamo, ci guardiamo e facciamo tararara, ci giriamo di nuovo. Allora io quando faccio così, ci giriamo e facciamo tararara. Ok, poi ci giriamo di nuovo. Tu fai triste, faccio da cattivo. È un corpo bambino, sai, come si fa? Già rida, ce l'hai. Non fai ridere quando mi giro. Ah, io! Tu stai tutta la faccia.